giovane coppia in condizioni disperate, due giovani di 28 anni gravissimi dopo un incidente avvenuto stanotte sul Brennero al Piaggione. I due viaggiavano su una moto che si è scontrata con un'auto. Ritrovato sano e salvo, quindi chiusura a lieto fine per la vicenda di Roberto Stanghellini, 51enne che da venerdì mattina era scomparso nel nulla. Il caffè della Versiliana ritorna su Noi TV, scattano a Marina di Pietrasanta gli incontri dell'estate ogni sera alle 23 sulla nostra emittente. Sport, rally, mitico Andreucci, l'alfiere Peugeot vince il San Marino e adesso punta dritto al titolo tricolore. Ore decisive in casa CGC con l'hockey, cresce l'attesa per l'annuncio della società sul nuovo allenatore e programmi per la stagione alle porte. Ben trovati al TG Noi, purtroppo in apertura, come anticipato nei titoli, una brutta notizia, uno scontro tra un'auto e una moto ha causato ferite gravissime, ci sono due giovani in condizioni assai critiche all'ospedale. Sentiamo. Si macchiano ancora una volta di sangue le strade della provincia di Lucca e di nuovo a essere coinvolti sono dei motociclisti. Due ragazzi di 28 anni di San Giuliano Terme sono ricoverati in ospedale in condizioni gravissime dopo un tremendo incidente avvenuto sabato notte sul Brennero al Piaggione tra due motociclette e un'auto. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Municipale di Lucca che sta svolgendo le indagini, le due moto facevano parte di una comitiva di ritorno da un raduno all'Abetone e percorrevano il Brennero in direzione Lucca. All'altezza della curva che precede l'abitato del Piaggione, una prima moto, una KTM, con in sella un ragazzo e una ragazza, si è scontrata con una Fiat Panda condotta da un 19enne residente in Valle del Serchio che procedeva in direzione opposta. I due centauri sono stati sbalzati a terra. La ragazza è addirittura finita oltre il guardrail, sul poggio del canale che corre lungo la strada, rischiando di finire in acqua. L'auto ha proseguito la sua corsa per alcune decine di metri e si è scontrata con un'altra moto, una Honda, con in sella una ragazza. I tre centauri, tutti di San Giuliano Terme, sono stati soccorsi dalle ambulanze della Misericordia di Borgo a Mozzano e della Croce Verde di Ponte a Moriano. La più grave è apparsa sin da subito la giovane della prima moto, 28 anni, ricoverata all'ospedale di Lucca in condizioni disperate. Gravissimo, in prognosi riservata, anche il suo compagno, anche lui 28enne. Solo ferita lievemente la terza motociclista. E ovviamente vi terremo informati su eventuali sviluppi della vicenda. Parliamo invece di un altro incidente di altra natura e con altro esito, per fortuna. Un incidente all'Orrido di Botri, un uomo di 60 anni, di Prato, BL le sue iniziali, è stato recuperato dal soccorso alpino dopo una brutta caduta. L'uomo si trovava nella parte alta, molto impervia, e cadendo si è rotto una gamba. Scattato l'allarme, per fortuna nelle vicinanze si trovava un volontario del soccorso alpino che gli ha potuto così prestare le prime cure. Dopo poco è arrivato l'elicottero Pegaso con una squadra del soccorso che ha recuperato l'escursionista. E siamo alla cronaca, fatti di cronaca, violenta lite tra extracomunitari al Marco Polo a Viareggio. La notte scorsa un cittadino marocchino è stato trovato a terra con alcune ferite, una delle quali alla testa provocata da un coltello. I carabinieri hanno denunciato due aggressori, due giovani connazionali dell'uomo. La lite sarebbe scaturita tra cittadini nordafricani all'interno della vicina pineta di Ponente, presumibilmente per problemi legati allo smercio di sostanze stupefacenti. Il ferito è stato ricoverato in ospedale e non desta particolari preoccupazioni per le condizioni di salute. E adesso siamo a una vicenda, per fortuna a lieto fine, ritrovato il 51enne che era scomparso venerdì scorso. Ce ne parla Lorenzo Bertolucci. È stato ritrovato qui vicino ad una capanna che forse gli ricordava quando andava a caccia prima di un incidente che adesso gli impedisce di camminare bene. Conclusione a lieto fine per la vicenda di Roberto Stanghellini, 51 anni, scomparso nel nulla da venerdì mattina intorno alle 10 quando era uscito dalla sua azienda di Antraccoli per fare alcune commissioni. Domenica mattina, poco dopo le 11, una ragazza che stava facendo footing nei campi dietro il distributore di metano sulla via della Madonnina ha sentito un lamento. Inizialmente si è spaventata, poi ha deciso di capirne le origini.
È così che ha trovato Stanghellini seduto nei pressi di un fico, vicino a questa capanna. La ragazza ha dunque chiamato i soccorsi. Stanghellini sta bene, anche se ovviamente in stato confusionale e provato fisicamente dai 2 giorni trascorsi fuori casa. Probabilmente ha dormito all'aperto, solo riparato in parte dalla capanna. Alla fine dunque aveva percorso a piedi circa 500-600 metri rispetto alla sua azienda che si trova sulla Via Vecchia Romana. Adesso sarà lui a raccontare ai suoi familiari che cosa è accaduto. La casina dei ricordi è stata presa di mira ancora una volta da vandali che hanno portato via dal suo interno uno dei tanti pensierini lasciati da parenti e visitatori affissi alla parete in ricordo delle 32 vittime della strage di Viareggio. È stato portato via anche un fiore che era stato lasciato nel 5° anniversario. Proteste da parte dei motociclisti delle Tartarughe Lente, critiche nei confronti del Comune per non aver provveduto ancora ad installare le telecamere di sorveglianza che più volte sono state promesse. Barriere di carta, se così possiamo dire. Questa foto ci è stata inviata da un nostro telespettatore e fa notare come per allestire Cartasia sia stato molto inopportunamente ostacolato l'accesso a una rampa per disabili del Real Collegio. La rampa serve per superare il dislivello tra il portone di accesso e i chiostri. Torna il caffè della Versiliana e torna anche su Noi TV a Marina di Pietrasanta. Riprendono a Marina di Pietrasanta a partire dal 7 luglio gli appuntamenti al Caffè della Versiliana e quest'anno tornano anche su Noi TV che trasmetterà gli incontri ogni sera. L'edizione 2014 della rassegna ideata dal compianto Romano Battaglia, dedicata a politica, società, letteratura e musica, scandirà con i suoi momenti di approfondimento e gli ospiti internazionali i pomeriggi dell'estate versiliese per il Festival di Marina di Pietrasanta numero 35. Sarà il viceministro ai trasporti Riccardo Nencini l'ospite del primo incontro del 7 luglio sul tema Bevi sano, bevi giusto, bevi analcolico per la sicurezza stradale, promosso dall'Associazione Club Alcolici Territoriali in partnership con il quotidiano Il Tirreno. Ci saranno i barman della Versilia Storica in una speciale gara di cocktail alcol free con la conduzione di Claudio Sottili. Nei giorni seguenti al centro dell'attenzione la letteratura con il ciclo Autoritratti, il futuro del turismo in Toscana, la musica di Giorgio Gaber. Attesissima inoltre arriverà domenica 13 luglio la ministra Maria Elena Boschi. Quest'anno l'orario di inizio degli incontri è stato anticipato alle 18. Su Noi TV li potrete vedere ogni sera alle 23. E a proposito di appuntamenti sulla nostra emittente, giovedì sera vi trasmetteremo il primo degli incontri del Teatro di Verzura di Borgo a Mozzano. Protagonista il noto autore e volto televisivo Corrado Augias, giovedì alle 21 su Noi TV. E torniamo ancora alla Versiliana per anteprime, presentato durante l'evento letterario in corso proprio alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, la vincente storia di un agente segreto che è stato per 373 giorni torturato in un lager in Cambogia. Sentiamo. Un libro è... Presentato a Forte dei Marmi nell'ambito di anteprime il libro di successo internazionale Supernotes con l'autore Luigi Carletti introdotto dal giornalista Mario Secchi. Sono loro sul palco della Versiliana a raccontare la trama del bestseller che ha per protagonista Casper, nome in codice per l'agente sotto copertura dei servizi segreti. Casper scopre durante una missione top secret in Asia un traffico di dollari falsi ma veri, perché vengono stampati in Corea del Nord, cioè illegalmente, ma con strumenti poligrafici originali. Ad avallare l'attività illecita gli stessi servizi deviati statunitensi, che decidono quindi che Casper deve morire e chiedono ai colleghi dei servizi cambogiani di eliminarlo. Il libro racconta i 373 giorni di prigionia durante i quali Casper viene ripetutamente torturato finché riesce ad evadere. La cosa più incredibile del libro? Che non si tratta di un romanzo ma di una storia vera. Quanto è stato difficile far raccontare a Casper la sua storia? Più che difficile è stata un'operazione graduale e paziente. Lentamente siamo riusciti a trovare un modo per lavorare insieme e il racconto poi è nato da solo. Le cose da raccontare erano talmente tante che la parte di ascolto è stata importante e poi la parte di scrittura. Va detto che la storia di Casper è una storia molto molto particolare perché abbiamo un uomo
che è stato letteralmente abbandonato dalle istituzioni nonostante delle denunce ufficiali, formali, fatte dalla famiglia. Quindi probabilmente abbiamo altri casi, ma non così clamorosi. E inizia una settimana intensa per Lido Cinemare, la rassegna gratuita di film di animazione sulla spiaggia organizzata dai balneari di Lido di Camaiore. Lunedì al bagno Ilva i bambini e i genitori ovviamente potranno vedere Bugs Life, poi mercoledì al Paradiso La Bella e la Bestia, venerdì all'Eugenia Gli Aristogatti. Inizio sempre alle ore 22, preceduto da momenti di animazione per tutti i bambini e con ingresso gratuito. E termina così, in questo modo, la prima parte del nostro TG. Vi lascio a una breve pausa pubblicitaria e poi alle notizie sportive. Ci vediamo tra poco.